un'idea che non si lascia domare. Infatti stavamo preparando una serata Tejo Bar qui a Bologna, non c'è stato verso, accadeva sempre qualcosa, si ammalava qualcuno, c'è stato addirittura il terremoto stamane. Secondo me è lo spirito del Tejo Bar che si ribella, perché si fondava sull'improvvisazione. Lui cominciava, come state vedendo adesso, cominciava a chiamare le persone, cominciava a fare delle chiacchiere, le persone arrivavano lì e tutti intimidite, poi magari scoprivamo dei grandi musicisti, gente che cominciava a leggere, gente che cominciava a recitare, a declamare poesie, e lui è convinto che ci uscirà anche stasera. Infatti, come vedete, è già diventato un padrone della serata. Con Gian Manon, la Candida. Dice che la cosa comincia qui come una discussione, non mi vuole 20 anni. Allora, l'apertura del Tejo Bar in realtà non avveniva quando si aprivano le porte, lì si cominciava a bere, ci si sedeva, bene, si fa per dire, ragazzi, posso dirlo, vero Maria, non te l'ho mai detto, cioè, le bevande erano di pessima qualità, il servizio anche, c'era un barista che si chiamava Sergio, come il mio amico Sergio, era orbo da un occhio e aveva 20 diotrie all'altro occhio, quando provava a versarsi da bere, la metà del contenuto finiva tutto sul bancone e poi ti chiedeva 50 centimi, oscuro guardare con una faccia stupita, e lui non capiva perché. Era meglio quando non c'era nessuno, anche perché il Tejo Bar funzionava così: se non c'era nessuno ti servivi da solo, ma in genere c'era solo Gigigna. Che altro c'era? Manè da bere, Manè, Uchettigna per bere con Tejo Bar, Gigigna e il vigno, qui molto vino, vino pessimo e la birra ancora peggio. Però c'era un Manè. Oggi il giorno 29, non sa nemmeno qual è la poesia del giorno, andiamo a vedere. Don Keke è un poema, poesia del giorno. Adesso troppe braccia, uno su, ecco la riviera, che bravo che sei. Come ti chiami? Un applauso a Deborah. Allora, è un giapponese. No, giapponese no. Caiuri, portoghese. Non sei dove, non lo so dove, se chiama il desiderato, il desiderio, no? Si vuole leggere di prima. Di prima? Vuoi leggere un po' prima? Il portoghese è molto difficile. Oh, la poesia!
questo anche non era preparato. Allora, piccola introduzione, siamo a Cuba 1961, circa un anno e mezzo dopo la vittoria della rivoluzione. I giovani rivoluzionari sono dei... Apagarà la patria este sol che sta brillando para que todas las niñas tengan zapatitos blancos. Tutti quanti, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bella giorno, che tutti quanti, bravo. La poesia si intitola Il falso mendicante. Un falso mendico. Mamma, fa comprare un chilo di carta protocollo dal cartolaio. Voglio fare una poesia. Di ad Amelia di preparare una bibita ben gelata e di portarmela da Gino. Non correte, non parlate, chiudete tutte le porte a chiave. Voglio fare una poesia. Se mi telefonano, ci sono solo per Maria. Se è un ministro, ricevo solo domani. Se è uno scherzo, chiamami subito. Ho una noia enorme della vita. Di ad Amelia di trovarmi la patetica alla radio. Se c'è qualche disastro, vieni subito a raccontare. Se l'aneurisma di Donna Angela scoppia, avvisami. Ho una noia enorme della vita. Telefona alla nonnina, chiedile un'ideuccia da niente. Voglio fare una grande poesia. Mamma, ho voglia di piangere, ho la tachicardia, dammi una medicina. No, lasciami morire, voglio morire. La vita non mi dice più niente, ho l'orrore della vita. Voglio fare la più straordinaria poesia del mondo. Voglio morire immediatamente. E quando che meno ti pensi al senno, ti sei da finire, bisogna morire. Se tu non mi pensi, hai perso i sensi, sei morto e puoi dire, bisogna morire, bisogna morire. Non devo morire. Intanto mi interessa con i genitori, ho visto il papà, mi stringeva quella foto a petto e non voglio stare qui a dare gentili al dolore, è indescrivibile, è atroce, ma penso che il dolore maggiore sia quello di non poter lavorare di tutto, non trovare il posto, non sapere chi è stato. Questa storia parla di questo, parla di un bambino che ha ricevuto uno schiaffone dal papà. Un bambino abita in un quartiere popolare, come sapete in quel treno erano tutti operai, erano tutti gli emigranti che andavano a lavorare, sì, che era di sera. C'era una volta. Tutti gli alcuni cominciano sempre con c'era una volta. Era una vista. Houve un tempo in cui a rua era das crianças. Una volta la strada era dei bambini.
quiero. De otro modo, es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo, es absurdo, porque de nada vale si hay un niño en la calle. Y a esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. Un compositor português que foi o que me inspirou a fazer essa exposição. Se chama Menino do Bairro Negro. Olha o sol que vai nascendo, anda pelo mar. Meninos vão correndo, ver o sol chegar, ver o sol chegar. Não fuja não, fuja que agora era o seu brinquedo, era o seu piano. Che fa così, febbre, emotisi, dispnea e sudori notturni, la vita intera che avrebbe potuto essere e che non fu, tosse, fatto chiamare il medico, dica 33, dica 33, respiri, lei ha una caverna nel polmone sinistro, sbigazzi. Non c'è sti cazzi, è il polmone destro infiltrato. Allora dottore, non è possibile tentare il pneumotorace? No, l'unica cosa da fare è suonare un tango argentino. Dov'è Silvio Volante? Silvio Volante, dove sei? Aiutaci. Su anno trabaglio a scurvadas bestas. In a su bestas, su homens, Maria. Correte a pontapés, os cais na fome do ossos. Non so cais, so seres humanos, Maria. Feras matam velhos, mulheres e crianças. Não sou feras, sou homens. E os velhos, as mulheres e as crianças. São os nossos países, nossos irmãos e nossos filhos, Maria. Crias morrem a míngua do pau. Vermes na rua estendem a mão à caridade. E nem crias nem vermes são, mas aleijados meninos em casas, Maria. Bichos esferritam a cerca do arame farrado. Vermes morrem a míngua do pau. Nem crias, nem vermes são, mas almejados meninos em casa, Maria. Ah, Maria, boas mãos e silêncio, pelos homens todos e meninos de toda parte. Boas mãos e reza, Maria. Axé! Não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque comigo não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bois.